Adesso torniamo invece sul pezzo, su argomenti decisamente meno leggeri, ma sicuramente importantissimi. Come sapete, da diversi giorni che cerchiamo di dare un'informazione, per quanto ce lo possiamo permettere, insomma, il più completa possibile, sul conflitto in Medio Oriente, su quanto sta succedendo in Israele, in Palestina, su quanto sta succedendo a Gaza e anche sulle origini, insomma, di questa ennesima crisi. Però naturalmente questa è una situazione che non nasce oggi e che quindi va, per capire ancora meglio che cosa sta succedendo, va affrontata anche da un punto di vista storico. Noi abbiamo la fortuna di avere con noi come collaboratore ogni due settimane Luca Alessandrini, storico, a cui do il buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Caro Luca, allora questa mia premessa per dire cosa? Per dire che la questione palestinese, il conflitto arabo-israeliano e anche gli avvenimenti che leggiamo quotidianamente sulle pagine dei giornali in questi giorni hanno un'origine ben lontana, è un conflitto di lunghissima data che ha accompagnato intere generazioni. Quindi ti chiederei appunto di, visto che per capire, no, quello che succede anche oggi bisogna avere anche le basi, quantomeno per capire cosa è successo in passato, che cosa ha prodotto queste situazioni, modificatesi poi ovviamente nel tempo. Ecco, ti chiederei di farci un quadro storico, a cominciare, poi lo comincerai dove vuoi tu, ma immagino dal primo dopoguerra. Sì, oggi assistiamo a un conflitto che si trascina da lungo tempo, che vede coinvolti tre soggetti, a loro volta molto frammentati al loro interno: gli israeliani, gli arabo-palestinesi e gli stati arabi in Medio Oriente. Lo Stato di Israele è nato il 15 maggio 1948 dopo una decisione delle Nazioni Unite del novembre 1947 che prevedeva la creazione di questo Stato, dando la risposta ad una aspirazione secolare. È un errore credere che lo Stato di Israele e il sionismo nascano dopo la Seconda Guerra Mondiale come una sorta di risarcimento del mondo per lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. In realtà il sionismo nasce nella prima metà dell'Ottocento come aspirazione di emancipazione democratica nazionale, esattamente come gli altri risorgimenti, tant'è vero che il sionismo è molto legato al risorgimento italiano, a Mazzini, ci sono scambi continui e intensi. Con la prima guerra mondiale gli ebrei residenti in Palestina e l'organizzazione sionista internazionale ottengono la promessa dall'Inghilterra. Perché dall'Inghilterra? Perché l'Inghilterra era una potenza imperiale, coloniale, che aveva una grande capacità di intervento su scala planetaria. Ottengono la promessa di avere un focolare nazionale in Palestina alla fine della Prima Guerra Mondiale. Questa, che è la famosa dichiarazione Balfour, è del 1917. Gli inglesi stanno combattendo la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale si combatteva anche contro l'impero turco, un impero ormai in disfacimento. E quindi, prima della fine della guerra, gli inglesi, i francesi, le potenze occidentali si spartiscono già le spoglie di quello che sarebbe stato sconfitto impero turco ottomano, e in questa spartizione si promette uno stato nazionale agli arabi medio orientali e si promette uno stato nazionale agli ebrei in Palestina, perché contrariamente a quel che si crede gli ebrei in Palestina ci sono sempre stati. È vero, c'è stata la grande diaspora nell'anno 71 dopo la sconfitta definitiva da parte dell'impero romano degli ebrei, ma ne sono sempre rimasti lì molti. Basta vedere i censimenti turchi dell'Ottocento, quelli sono rimasti, sono consultabili. C'era una presenza ebraica che aumenta a fine Ottocento, in particolare a partire dagli anni 70 e poi fortemente dagli anni 80 e 90, a seguito del nuovo
odio contro gli ebrei che si diffonde in Europa. Se la rivoluzione francese libera i ghetti e libera gli ebrei e in un qualche modo pone un termine alla vecchia giudeofobia cristiana, ecco che la vecchia giudeofobia cristiana torna con i suoi pregiudizi nel nuovo antisemitismo delle moderne nazioni europee. E quindi, a seguito dei pogrom, a seguito delle persecuzioni, gli ebrei emigrano dall'Europa, moltissimi, come noto, vanno negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno la comunità ebraica più grossa del mondo, più grossa della stessa Israele, e emigrano molti in Palestina. Quelli che emigrano in Palestina sono di due tipi: quelli che ci vanno per motivi puramente religiosi e quelli che ci vanno per motivi politici. Il sionismo, fondare uno Stato democratico degli ebrei, così come si stanno fondando stati nazionali di tutti gli altri popoli europei e in particolare quello italiano. Cosa succede? Che alla fine della Prima Guerra Mondiale gli inglesi e i francesi non mantengono le loro promesse. Invece di dare agli arabi uno stato nazionale, arabi che si erano sollevati contro l'impero turco e che avevano dato un contributo importante alla sconfitta dei turchi in Medio Oriente insieme alle forze armate britanniche, non ottengono un loro stato, anzi un loro embrione di stato viene aggredito dai francesi, viene bombardato, l'Iraq viene bombardato dagli inglesi. Insomma, si costituisce un sistema di stati coloniali o protettorati sotto il controllo dei francesi e degli inglesi, e quindi restano senza stato gli arabi e senza stato gli ebrei. Questo crea tensioni enormi che prima non c'erano tra ebrei e arabi. Ora, il rapporto tra gli ebrei e arabi non è mai stato un rapporto paritario, però non c'è paragone. Nei paesi arabi non c'è mai stato l'antisemitismo così violento come c'è stato in Europa. Certo, gli ebrei dovevano pagare una tassa per poter avere una religione diversa da quella musulmana, ma erano perfettamente tollerati. Le comunità ebraiche in Marocco, in Algeria, in Iraq, in tutto il Medio Oriente sono enormi, in Egitto straordinarie, e la convivenza era possibile. Pensate che in Egitto, che oggi è considerato un paese musulmano fortemente radicalizzato, in Egitto nel 1936 va al governo come ministro delle finanze, quindi il ministro principale di ogni governo, un ebreo. Ma non un ebreo qualunque, era proprio ebreo ebreo, perché era il presidente della comunità ebraica egiziana. Quindi c'era una convivenza del tutto possibile. Le tensioni che si creano in Palestina dopo la Prima Guerra Mondiale, proprio per le aspettative deluse dalle potenze coloniali, portano a uno scontro come non c'era mai stato prima tra arabi ed ebrei in Palestina. In particolare nel 1921 succede un fatto di straordinaria importanza che segnerà tutta questa storia. Viene nominato, con l'appoggio degli inglesi, che per tenersi buoni gli arabi vogliono ammiccare all'antisemitismo, viene nominato Gran Mufti di Gerusalemme al-Husayni. Al-Husayni è un antisemita violentissimo, non ha l'autorevolezza per essere Gran Mufti, tant'è vero che molti arabi ci restano male, però diventa in un qualche modo il capo di un nazionalismo arabo violentemente antisemita e anche antinglese, nonostante gli inglesi l'avessero fatto promuovere. Questo produce una accelerazione, un aggravamento di uno scontro che si trascinerà fino alla Seconda Guerra Mondiale. Seconda Guerra Mondiale che segna una storia molto brutta, bisogna dirlo, perché i palestinesi si schierano prima con Mussolini e poi con Hitler. C'è una brigata, due divisioni di SS arabe che partecipano allo sterminio degli ebrei nei Balcani, e quindi questo segna in un qualche modo questa storia, mentre gli ebrei si arruolano negli eserciti alleati per combattere il nazismo e poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nell'autunno 1944, riusciranno anche a creare una propria forza, la Brigata Ebraica, che sarà molto piccola perché grosso gli ebrei già combattono negli eserciti regolari,
ma che avrà significativamente la bandiera dell'attuale Stato di Israele sull'uniforme e combatterà sul fronte italiano nel finale della Seconda Guerra Mondiale. Quando ecco, arriviamo però alle Nazioni alle questioni Unite un e po' alla più... proclamazione dello Stato. Nel novembre del 1947 le Nazioni Unite decidono che bisogna finalmente risolvere la questione e consentono la esistenza di stati arabi indipendenti e consentono la creazione di uno Stato di Israele. Uno Stato di Israele molto ridimensionato rispetto alle promesse del 1917. La Palestina del 1917 comprendeva anche tutta l'attuale Giordania, mentre invece nel 1947 alle Nazioni Unite si parla soltanto di parte delle terre a ovest del Giordano, cioè l'attuale Stato di Israele, l'attuale Cisgiordania. Questa risoluzione che viene votata da tutti i paesi, tranne i paesi arabi, che si schierano contro. Il giorno stesso della proclamazione dello Stato di Israele, il 15 maggio 1948, cinque stati arabi assaltano il giovane Stato di Israele. È la prima guerra arabo-israeliana. Sarà una guerra durissima che ridimensionerà lo Stato di Israele rispetto a ciò che era stato stabilito dalle Nazioni Unite. Comincia una storia di guerre tra Israele e i paesi arabi, difensive da parte di Israele, che però ha una grande capacità di reazione e quindi spesso si trasformano in vittorie. La più nota è quella dei sei giorni, 1967, quando Israele, aggredita, reagisce e riesce a prendersi Gerusalemme, dalla quale era stata scacciata nel 1948, e riesce a prendere anche il Sinai e quindi a consolidare le proprie difese. C'è una nuova guerra nel 1973, un attacco improvviso da parte dell'Egitto e di altri stati, ancora una volta Israele riesce a difendersi. La novità che subentra è quella dei palestinesi. Mentre prima la guerra era soltanto tra gli stati arabi e Israele, negli anni 60 del secolo scorso, a partire dal 1964 con la sua costituzione formale e poi dal 1968 nasce l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che disegna una nazionalità palestinese che forse non era mai esistita prima, ma che da quel momento trova una rappresentanza politica. Dico che forse non era esistita mai prima, perché la Palestina per i siriani è sempre stata Siria, per i giordani è sempre stata Giordania. Non c'era una classe dirigente palestinese, le classi dirigenti stavano o in Siria o in Giordania. Ma l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, in particolare dal 1968 con la leadership di Yasser Arafat, disegna questo nuovo popolo con aspirazioni nazionali. Il problema è che i palestinesi hanno due ostacoli, da una parte Israele e dall'altra parte gli stati arabi, che non li riconoscono ancora, ma che negli anni successivi li useranno in chiave anti-israeliana. Questo, diciamo, è il contesto di fondo. Allora noi abbiamo una guerra contro lo Stato di Israele dichiarata dai paesi arabi. Abbiamo gli arabi dell'interno, che sono i palestinesi, all'interno dei territori nei quali si estende la sovranità dello Stato israeliano, che sono che si considerano nemici di Israele e che soffrono di questa condizione. Nell'attuale Stato di Israele ci sono due palestinesi. I palestinesi arabo-palestinesi che sono diventati cittadini israeliani a partire dal 1948, in Israele esiste una componente araba, esistono dei partiti arabi in Parlamento, uno in particolare che in questo momento stava, prima di quest'ultima operazione di guerra, per diventare determinante nella formazione del nuovo governo, e poi esistono i territori occupati, quelli che si chiamano Cisgiordania o West Bank, oppure, se volete usare il termine arcaico, Giudea e Samaria, quei territori che sono stati occupati nel 1967 con la guerra dei sei giorni da Israele e che continuano a essere occupati. I continui conflitti sono dovuti alla richiesta di aspirazioni nazionali da parte dei palestinesi, da una parte, dall'aggressività dei paesi arabi dall'altra e da una indeterminatezza del processo di pace. Mi spiego.
Il processo di sono pace anche dovuti però a una repressione selvaggia da parte israeliana, perché non è che negli ultimi anni si siano distinti per avere, come dire, no, il ramoscello d'ulivo in mano, anzi occupano costantemente territori che non dovrebbero essere occupati anche secondo gli accordi poi successivi. Sì. Hanno ristretto nella striscia di Gaza praticamente un lager a cielo aperto. Hanno approvato leggi in cui hanno dichiarato appunto che Israele è lo stato degli ebrei e in quanto tale si possono quindi anche requisire le case dei palestinesi. Cioè, non è che proprio sono molto forti, questi argomenti sono molto forti e molto presenti. Proviamo a dipanare la matassa. Primo, il processo di pace deve essere condotto in due direzioni, nei confronti dei paesi arabi e nei confronti degli arabo-palestinesi. Nei confronti dei paesi arabi, gli unici due paesi che fino a poche settimane fa, gli unici due paesi che hanno fatto la pace con Israele sono stati l'Egitto nel 1979, dopo i trattati di Camp David del 78, in base al quale Israele ha restituito il Sinai all'Egitto, e poi la pace con la Giordania nel 1984. Gli altri stati arabi sono formalmente e poi di fatto in guerra contro Israele, quindi parliamo non di una situazione normale ma in una situazione di guerra. Con gli arabo-palestinesi invece, con i palestinesi il processo di pace più importante è quello che è cominciato a Oslo nel 1992 e che si è concluso con la famosa col famoso incontro tra Rabin, primo ministro israeliano, e Yasser Arafat, capo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Il processo di pace prevedeva questo: il riconoscimento da parte di Israele di una entità nazionale palestinese e dall'altra parte il riconoscimento da parte dei palestinesi di Israele. È nato così la ANP, Autorità Nazionale Palestinese, che sostituiva l'OLP. L'OLP non era più un'organizzazione, ma era un'autorità nazionale con sovranità su alcune parti del territorio, ancora occupato, perché non si era ancora firmata una pace, quindi ancora occupato, ma dotato di una propria autonomia. L'ANP doveva governarsi come uno Stato e infatti farà le elezioni, e le elezioni saranno molto interessanti perché nelle elezioni del 1996 l'Autorità Nazionale Palestinese elegge un Parlamento in cui ci sono molti rappresentanti di un'intellettualità politica di sinistra democratica. Pensate a persone famosissime allora e importantissime nel pensiero politico medio orientale come Anna Zignora, Anan Ashrawi, Faisal Husseini, persone di straordinario spessore politico. Cosa succede? Che Israele mette su questo processo di pace, riconoscendo l'ANP, addirittura il suo primo ministro, che viene ucciso da un estremista nazionalista ebreo nel novembre 1995, Yigal Amir. Cominciano gli attentati nel febbraio e alle elezioni successive, naturalmente quando ci sono gli attentati l'opinione pubblica va a destra e viene eletto un presidente del consiglio del Likud. Nel frattempo, mentre Israele conosce l'ANP e l'ANP comincia a operare, fa le proprie elezioni, i palestinesi non riconoscono Israele. Non soltanto i gruppi estremisti come Hamas a quell'epoca era ancora molto modesto e di là da venire, ma persino Al-Fatah, che era la forza dominante, la più importante nel mondo palestinese e che era il partito di Yasser Arafat, capo dell'Autorità Nazionale Palestinese, in realtà non riconosce Israele, cioè non rispetta il patto di pace. Tutti possono trovare in internet lo statuto di Al-Fatah e nello statuto, che non è poi grandissimo, ci sono ben 7 articoli che impegnano Al-Fatah all'annientamento dello Stato di Israele, che non si nomina mai, viene definito entità sionista. Un secondo tentativo di pace avviene con la roadmap voluta dal presidente degli Stati Uniti. Erano tornati al governo i laburisti in Israele, per fortuna, Barak
si trova di fronte a un progetto nel 2000-2001, un progetto di pace redatto insieme agli statunitensi e ai palestinesi, che è il più vantaggioso per i palestinesi di tutta la storia, più vantaggioso anche degli accordi delle Nazioni Unite del 1947. Ma Yasser Arafat decide per una rottura unilaterale e scatena quella che è stata chiamata seconda intifada, che in realtà non è un'intifada, cioè non è una rivolta dal basso, ma è stata una vera e propria guerra scatenata contro lo Stato di Israele. Questo sposta sempre più a destra l'opinione pubblica israeliana, che è uno dei risultati che il radicalismo palestinese persegue. La debolezza di questo governo palestinese, che da una parte vuole la guerra contro Israele, dall'altra parte lamenta di essere occupato, porta a una disgregazione dello stesso mondo palestinese. Per esempio, tutta la sinistra palestinese era contraria alla cosiddetta seconda intifada, e infatti dal 2000 vediamo completamente estromessi quegli intellettuali e quei politici che dicevo prima. Non esistono più nel panorama politico palestinese Anas Ignor, Anna Nashrawi, Faisal Husseini addirittura è morto, in circostanze molto discutibili. Quindi qual è l'interlocutore? Si spacca il mondo palestinese, noi abbiamo in Cisgiordania, cioè nella vecchia Giudea e Samaria, cioè in quella che gli americani chiamano West Bank, abbiamo Al-Fatah che con Abu Abbas governa in modo inesistente, perché non ci sono più elezioni, le ultime elezioni sono state nel 2006. E invece a Gaza, dove ha prevalso Hamas, si è scontrata con Al-Fatah, ha cacciato Al-Fatah, è l'unica rappresentante del mondo palestinese. Ora, Hamas ha questa caratteristica. Hamas è una forza fondamentalista islamica, crede di dover fare una repubblica teocratica, cioè uno stato dittatoriale, autoritario e religioso. Hamas ha condotto di nuovo attacchi contro Israele che non riconosce. Nel frattempo, mentre tutta questa guerra si è sviluppata e continua a svilupparsi, certo che ci sono dei terreni, dei territori occupati, ma siamo in guerra. Per disoccupare i territori bisogna stabilire dei confini e stabilire dei patti pacifici. Se un soggetto nel gioco dice voglio distruggerti, è molto difficile pretendere che gli israeliani disoccupino quei territori, soprattutto dopo anni di attacchi che hanno spostato progressivamente l'opinione pubblica a destra. Caro Luca, sono le 13:58, come hai visto ti ho lasciato praticamente fare una lezione su cui molte parti sono non tanto in disaccordo sugli elementi storici, perché è inequivocabile che il mondo palestinese abbia compiuto tanti errori e le disgregazioni ci sono state e anche i cambi di linea, però non si è parlato assolutamente di quella che è stata la politica israeliana in tutti questi anni, il progressivo deterioramento costante fino ad arrivare a una vera e propria pulizia etnica, no? Che sussiste anche non solo per quanto riguarda Gaza, ma anche nei territori dell'autorità nazionale palestinese, sussiste a Gerusalemme Est e quant'altro. Capisco che il tema sia molto molto grande, però devo dire che faremo una seconda parte magari, no? Vedendo anche la parte israeliana, perché se no da questa lettura sembra sostanzialmente che Israele sia lì a difendersi da 70 anni, come in effetti è avvenuto e avviene, da attacchi dal mondo arabo e dai palestinesi, e non abbia quasi alcuna responsabilità in questo processo. Questa era una cornice formale, poi entriamo nelle responsabilità israeliane e nelle responsabilità degli altri soggetti coinvolti, e non c'è ombra di dubbio che se ai tempi in cui governavano i laburisti la prospettiva dei due stati era all'ordine del giorno, non c'è ombra di dubbio che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due decenni, con l'irrigidimento a destra dell'opinione pubblica e della politica israeliana, esiste una parte cospicua
della politica israeliana che è contro i due stati e che cerca di appropriarsi dei territori, per esempio con una politica spregiudicata dei coloni che vanno a abitare in territori che dovrebbero spettare allo Stato palestinese da fondarsi. E su questo si potrebbe parlare molto, sono d'accordo. Bene, purtroppo però abbiamo esaurito tutta la mezz'ora, ma d'altronde, come abbiamo anticipato in premessa, è una storia che è molto lunga, molto articolata, molto anche complessa e ovviamente con molte responsabilità. Fra l'altro stavamo parlando di Israele e palestinesi in particolare, accennando anche ai paesi arabi, ma poi sarebbe tutto il contesto geopolitico a partire dalla guerra fredda e poi da tutte le potenze, lo vediamo anche adesso con Erdogan per esempio o con altre potenze regionali che poi hanno sempre di volta in volta, no, brandito la questione palestinese per oggettive mire geopolitiche d'area e quant'altro. Quindi è veramente un tema lungo. Diciamo che abbiamo fatto la prima puntata, faremo successivamente una seconda puntata. Adesso diciamo che abbiamo concluso dopo gli accordi appunto del 92 e poi gli avvenimenti del nuovo secolo, diciamo così, li affronteremo nella seconda puntata. Per il momento ti ringrazio ovviamente come sempre per la tua cortesia e per la tua competenza e ti do appuntamento alla prossima puntata, appunto fra 15 giorni, a meno che non capiti qualcosa di così eclatante che ci costringa a cambiare argomento. Grazie Luca Alessandrini. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Ciao.